tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte sti fatiente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro curro vaglio. 15 minuti di ritardo a Firenze. Mi va di fare una piccolissima considerazione che probabilmente amplierò più in là. Noto con dispiacere, e ci tengo ad anticipare che non sono razzista, uno spropositato aumento di stranieri e di gente che sul treno chiede l'elemosina. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Cosa sta succedendo all'Italia o al mondo in generale? Questo momento tu li ha superata, ti piace dalla mia in un momento roccuva. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io, io. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io, io. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io. Si può vivere una vita intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. La questione è che in questo viaggio, a differenza degli altri viaggi che ho fatto, e ne ho fatti tanti di viaggi in vita mia, c'è uno sproposito di stranieri, ma una marea di stranieri di tutte le razze: neri, cinesi, orientali e zingari. Cioè, sulla tratta Viareggio Firenze ci son passate due zingarine a chiedere l'elemosina nel treno. Roba allucinante. Ma fino a Firenze ci sta l'abusivo che fa panini nel cielo. L'abusivo, vabbè. Sì. Però non l'hai trovato? Questo sovraccarico fino a Firenze, poi da Firenze tornano giù. Questo sovraccarico di stranieri è preoccupante. Una veduta di Napoli. Non muoio, non muoio, sono solo dicerie popolari. Ma sapevo che il detto invece era differente, cioè vedi Napoli e poi mori, che è un paesino che sta vicino a Napoli, mori. No? È una stronzata, vabbè. Una stronzata. Bufale. Nada è nada, nada. Centro sociale occupato. Centro sociale occupato e mogo cazzo giocacciata. Scampia? Scampia, Rione 167. Scampia, Rione 167. Le famose vele. Le famose vele. Abbandonate, sono state tutte, diciamo, svuotate. Cosa c'è ma scritto poi sono state rioccupate, vedi, abusivamente. C'è scritto: quando il vento dei soprusi sarà finito, le vele saranno spiegate verso la felicità. Sottotitolo Sacchetta. Quindi praticamente queste case sono state svuotate, queste case popolari sono state sfrattate, tutti gli abitanti sono stati sfrattati, diciamo ufficiali e clandestini, dopodiché sono state rioccupate abusivamente, non hanno servizi, magari non hanno acqua, la corrente è sicuramente abusiva. Perché... Però sono delle case dove si appoggia gente che non ha possibilità? Ma gente che non ha possibilità, gente che non... Che vuole pagare, che occupa e basta, insomma, gente che comunque, fra l'altro, non fa fatica a vivere in un certo modo, perché dentro non ti ci porto perché non saprei neanche da che parte cominciare. Ma fra i due blocchi c'è un cortile interno che secondo me, che ne so, la casba forse è più decente. Forse riusciamo, se c'hai un buon teleobiettivo, riesci ad inquadrare questi. Cioè, guarda, è terribile, sembra boh. Fa molto gangsta, un eh. Film di fantascienza. Fa molto gangsta. Dai, cerco di farti, guardala. Sì, sì, vedo, riesco a inquadrare. Cioè, mi toglie l'aria soltanto a guardarlo. Queste grandi scale, nonostante quel degrado incredibile, al posto di magari demolire e ricostruire,
costruiscono del nuovo. Sì, 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 sì. Perché ci saranno degli appalti, insomma. Certo, sono case popolari, comunque ci sono degli equilibri fra politica e mafia. Ci sono degli equilibri fra politica e mafia. Ci sono questi qua. Degli equilibri fra politica, sì, e mafia. Certamente. Ingroia dovrebbe saperlo. E Saviano, Saviano che parla di Scampia? Ma Saviano si è fatto i soldi con Scampia. E come Arbore che si è fatto i soldi con Napoli. Cioè cavalchi l'onda dei luoghi comuni, ma fondamentalmente a Scampia sono molto arrabbiati con Saviano. Sì. Sì. Ma tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu non sei un cavallo, tu sei un cittadino democratico. E io ti devo rispettare. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Ma tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? E allora ti meriti tutto perché sei pure coglione. Ti hanno fregato, ti hanno preso per il culo. Il paese a pezzi, vive in un grande ser. Nella merda che ti spacciano per grande ser. In Italia stai con Grossi oppure stai coi nerd. Questa merda affogherebbe pure Michael Phelps. Sono nudista nell'industria, non sono buddista, ma l'essere mi frustra. Niente che mi salva da un guaio. E la pioggia si ribella, mi mette una cuscina. Chiesa a forma di piramide, che i culti egizi non hanno niente a che fare con i culti cattocristiani, niente. Perché cavalcare l'onda. Si rendono conto di essere strumentalizzati a fini commerciali, cioè lui si fa bello queste cose. E a loro non gli rientra niente in tasca, anzi. Niente, se non di essere, se non di essere, diciamo, etichettati, sputtanati per tutto il mondo. Questo non è un altro della crema. Jack se nessuno, tu lo prendi solo in culo come l'altro degli UM. Mentre l'industria musicale mi ignora, quella normale, buona, un altro schiavo che lavora. Vita tora bora, notti come a Sparta. Faccio fuoco ora e caracalla sulla carta. È lì che ti uccido, non mi prendere sul serio. Esci pure, non ti venga a prendere sul serio. Un primato che abbiamo in questa città è il fatto che Scampia sia la piazza di spaccio più importante d'Europa. Ah, qui c'è anche una bella scritta, Scampia, con le A fatte di diverso colore. Sì, e là ci sono anche altre scritte, proprio per cercare di ingentilire il più possibile questi obbrobri dove la gente vive per abbrutirsi, perché tu mi devi dire, quando tu abiti in una casa così, magari prefabbricata, tutta di cemento. Welcome to Scampia. Welcome to Scampia. Basta crederci e trovi un mare di bene a Scampia. Questa è Scampia nuova. Nella testa le parole scazzano, risorgono l'hip hop e cammina Lazzaro. Tu non sei Lazzaro, è lo stesso, cammina. Vieni pure a prendermi, risparmio benzina. Ma tu non riesci a essere un grande, perché rimani solamente un grande, perché questa roba non è hip hop, ma proiettili vocali per schivare il file tip. Perché ufficialmente queste case dovrebbero essere tutte vuote, a parte che avrebbero dovuto abbatterle. E cominciarono anche da qualche parte, se mi ricordo bene, perché poi manco da molti anni a Napoli. Ci dovrebbe essere una vela mezza divelta, perché poi non sono riusciti a buttare giù il resto. Molto più resistenti di quello che pensassi. Resistenti ai bombardamenti quasi, Ma resistenti alle ruspe sicuramente. Allora, questo progetto di edilizia popolare riprende le abitudini della Costa Azzurra. In Costa Azzurra, poiché alle spalle, un po' come la Liguria, no? Alle spalle ci sono montagne, quindi non hanno un grande territorio che si stende sul mare, hanno costruito a vela. Quindi cercano di acchiappare più sole possibile. Per cercare di acchiappare quanto più sole possibile e per fare in maniera che ognuno abbia un suo terrazzo. Vedi? Ognuno ha un suo terrazzone, come vedi. Anch'io abito a Scalea, abito in un posto simile. Urca.
cioè come tipo, non come tipo di po, come ma tipo di palazzo, cioè se strutturalmente sono anche carini, cioè se fossero ristrutturati sarebbero degli stabili molto belli. Certo, ma costa più ristrutturarli. Costa più ristrutturarli perché giustamente qui stiamo parlando di euro che vengono dalla BCE. Fra parentesi. Sì, quindi per cui è stato uno dei primi progetti finanziati dalla Unione Europea. Cofinanziato, uno dell'edilizia popolare, ma e poi nella solitudine, nella tristezza, nell'immondizia, nel degrado, perché entra uno scivolo per bambini. Sì. Bambini felici di sguazzare. Sicuramente è stato messo là con soldi privati. Cioè, se il palazzo ha comprato lo scivolo. La normalità mi dà il panico. La mia mania è un anestetico che ha il potere di rendermi apatico. La mia mania è dare forma a qualche idea. Chilometri di inchiostro si fondono in melodia. È un'alchimia tra senno e istinto. È un blues trasuda sentimento, ma è spinto, convinto. La mia mania nasce e cresce nel cemento. Non c'entra col bling bling, coi templi e con l'incenso. È vivere avvertendo il senso del tempo che ti passa tra le mani, rigorosamente intenso. La mia mania è dire più quello che penso. Non svendere la dignità qualunque sia il compenso. Tenermi sempre tutto dentro e far credere al mondo che va tutto bene anche se fingo. La mia mania non è un soggetto che dipingo. Lo slogan terra terra che inserisco in un jingle radiofonico, un romanzo senza prologo. La mia mania è un egocentrismo da monologo. La mia mania è... Sento che ingrasserò in questi giorni. Sento proprio che ingrasserò. Sarò a dieta poi. Facciamo questo sacrificio. Ecco, Leonardo le prese con la famosa seppola di San Giuseppe. San Giuseppe il 19 marzo. Ma le fanno simili al mio paese. Però è spettacolare. Com'è questa crema pasticciera? La mia mania è la mia maniera e non è cattiveria. Se mi scorresse in ogni arteria si farebbe seria. Questa faccenda con ste facce, minacce con la faccio. Rispondo con i baci sulle guance. La mia mania mammaina, la mia mania è una mafia. La mia mania mammaglia, non fiata ma mi macchia. Mi mette mani in faccia, quando mi lascia manca la calma, si sfascia qualche testa calda. Lei non tarda, anzi è dinanzi subito. Lei non canta, non è manco tra i fan del pubblico. E dubito che si noti, si cela dietro i comportamenti idioti che son soliti avere in giro fuori di sera. Fuori di senno, sorta di sesto senso. Sorta da troppo tempo, sosta da sola, dentro. La mia mania è quella che mi sento. Anche da sola a letto, quando fuori è tutto spento. Bene, con la speranza di uscire dal tunnel, lasciamo Napoli. Noi la luce in fondo al tunnel la vediamo. Almeno noi la vediamo. È la pompa di benzina. La pompa di benzina. Sì. Ciao Napoli. Breve ma intenso. È stato un piacere. Cosa ne sai dei miei sacrifici, dei miei guai? Perso in conti che non tornano mai. Immerso in una via a senso unico fra guerra, fondaie. Spesso non ne trovo il verso come coi pendrive. Gli dei ormai stanno in stand by fra fiamme nei ghiacciai e fiamme sotto dei cucchiai. Mayday, fight all day or night. Ho conosciuto il 3D non al cinema ma con Dime. Se invece di fare quello pericoloso coso fossi più curioso, scopriresti che là fuori c'è un mondo che si muove e sorrideresti invece di digitare shift 2.9. Sacri leggi su sacre leggi. I popoli diventano greggi assoggettati ai seggi. Tu correggiti o non emerge in più. Proteggiti da ciò che inneggi. Chi ha potere non sta sul marciapiede. Ha preso la luce dell'Enel per quella dell'Eden.